cosa per sostituire Oliver Eghi, che doveva essere presente a Chiasso, ma poi ha avuto un problema al polso e dunque ecco qui lo zurichese al suo posto. Due avvitamenti e mezzo, poi un salto avanti raggruppato con un ulteriore giro di avvitamento, uno e mezzo e ancora un salto teso con doppio avvitamento, buona l'esecuzione e questo twist e mezzo avanti, un salto molto bello a livello di esecuzione. E poi si concede i mulinelli anche lui e la salita in appoggio rovesciato, braccio divaricate. Ancora una successione di salti molto gettonati nei codici attuali. E per finire un doppio twist, molto bene per Rizzo. Bene, Marco Rizzo, da qualche anno non lo vediamo più agli appuntamenti ufficiali, ovvero ai campionati europei e ai campionati mondiali. La sua ultima apparizione è stata agli europei di Montpellier del 2015. L'Ucraina Angelica Kisla. Rizzo che, come detto, dunque non faceva parte della